Ciao, io sono Simone, lui è Patrizio e oggi, continuando a guardare questo video, ti faremo vedere come si pescano le trote in laghetto. Oh, liscio! Liscio, ragazzi! Abbiamo lisciato! Ecco il risultato, ci ha sfilato il camolotto. Diciamo che la cosa fondamentale per la pesca della trota sono due. Un laghetto dove ci siano le trote, le deve buttare. Qui siamo ai laghi Mammut a Traiatella e le butta in quantità, diciamo, industriali. La seconda cosa è che la camola deve fare il suo, cioè deve girare, perché la trota va presa a recupero, non va presa col galleggiante a fermo. Anche se uno vuole usare il galleggiante va bene, ma comunque deve dare un movimento alla camola. E la guadino io. Vengi pure. Venga, arrivo. La porto. È chi è lei. La ringrazio. Preghi. Camolina innescata singola, che oggi va così, perché la trota a volte piace grossa, a volte piace piccola. Cominciamo con una camolina singola e adesso andiamo a rubare una trota a Patrizio che è là. Vedi, guarda come mi tratta male. Non so se si riesce a vedere perché siamo un po' contro sole, ma mi sta trattando male. Tacca al volo proprio questa, pam. Ora Patrizietto ci fa vedere come si innesca la camola singola sull'amo. Allora, la facciamo entrare da lì, ok, e poi la giriamo e la cuciamo. Ok. Passiamo sul filo. Rientriamo vicino dove siamo usciti la prima volta, la mettiamo quasi tutta. E voilà. E ora vediamo, perché la cosa fondamentale, ragazzi, deve essere che la camoletta gira, essenziale. Non penso si sia visto, ma fa niente. Un salmerino. No, non si può fare. No. È scorretta, è da squalifica e non si può fare. Mi dice proprio il regolamento che non si può fare, non lo dico io. Qui vediamo come Patrizio, che ha appena preso la trota, vedi, sta usando il galleggiante. Vedete il galleggiante, una piccola spallinata sotto, la camoletta messa a verso, come ci ha fatto vedere, perché la camola, ricordo, deve girare. Se non gira la camola, la trota non si piglia. Track. Ok, abbiamo, si dice, cucito la camola. Ora chissà se nel video si vede, ma la camola gira benissimo proprio. Mentre in questo caso abbiamo usato una bombarda che si chiama Maracas, che al suo interno, come potete sentire, ha dei pallini che dovrebbero attirare la trota, con circa 1,5 m, 2 m dall'amo. L'amo è posizionato più o meno sul mulinello. Un'altra cosa essenziale da fare in entrambi le tecniche, o in qualsiasi tecnica vogliate prendere la trota galleggiante a fondo con la Maracas, è la tremarella, che è questo movimento che stai vedendo nel video. In pratica, come dice il nome stesso tremarella, bisogna far tremare la vetta della canna in modo tale da imprimere un movimento a piccoli scatti alla nostra camola, che, ricordo, deve essenzialmente girare. Bene, spero che questo trota vlog ti sia piaciuto. In descrizione ti lascio un altro video su come innescare la camola con lo spaghetto, un'altra tecnica potenzialmente efficace.
ti ricordo di lasciarmi un bel like se hai visto il video fino a qua, di iscriverti al canale per non perderti altri trota vlog, car fishing vlog e pesca vlog in generale, o delle bellissime gite in moto. Condividi se il video ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!